Azione! Qua siamo a Palmi, città della provincia di Reggio Calabria, nella cosiddetta piana di Gioia Tauro, dove promesse di industrie sono ancora una speranza per tutti noi giovani. È una cittadina posizionata tra un mare spettacolare e una montagna bellissima. Ed è caratterizzata naturalmente per la sua vocazione turistica. Basta salire sul monte Sant'Elia per vedere i diversi posti turistici di cui Palmi è dotata. Il nostro sogno è quello di poter migliorare questi luoghi e farli conoscere in tutto il mondo. So you think you could tell heaven from hell. Quello che vediamo è l'anfiteatro di Palmi, situato in località Motta, costruito circa 15 anni fa, ispirandosi agli anfiteatri dell'antica Grecia. Qui durante il periodo estivo troviamo rappresentazioni teatrali e musicali. Do you think you could tell? Ciao, sono Federica Marino del clan del Sorriso Palmi 2. Ci troviamo a Rovaglioso, il quale è una località di Palmi che fino a qualche tempo fa era morbidotta. I palmesi però da un anno a questa parte sono riusciti ad abbellirla, facilitando la discesa con una scala per arrivare alla spiaggia. E questo è diventato un posto molto più frequentato adesso, e anche ai turisti quest'estate è piaciuto molto. Da questo posto riusciamo a vedere le Isole Eolie, da quella parte, e Capo Vaticano, dall'altra. Questo è anche un posto molto ricco di storia, poiché sappiamo che Oreste, figlio d'Agamennone, dopo aver ucciso la madre per vendicare la morte del padre, ed essendo perseguitato dalle Rinni, giunse in queste terre cercando un fiume che gli era stato indicato dall'oracolo di Delfi. Soltanto immergendosi in questo fiume, che è il Petrace, egli poteva liberarsi, diciamo, dalla persecuzione di queste Rinni. Egli qui fondò Porto Oreste, che prende appunto il nome da lui. Infatti qui trova una zona naturale, un porto possiamo naturale. Vedere, questa è la scalinata che poi si è aiutata a costruire e che agevola molto di più la discesa. Prima infatti era soltanto terra e rocce sporgenti, quindi i rischi erano molti. Di là possiamo vedere la spiaggia, che è molto frequentata anche dai ragazzi. Questa è anche un'ottima zona per la pesca. Insomma, speriamo con questo video di incentivare molto di più il turismo in questa zona.